Buongiorno a tutti, ragazzi della terza classico. Dunque, oggi la video lezione è dedicata a introdurre Boccaccio. Utilizzo G Suite sperando che funzioni, soprattutto la condivisione dello schermo, anche se poi, come al solito, le slide ve le darò. Sempre a questo punto utilizzando questo strumento, questo canale che è diventato un po' istituzionale, no? Voi tutti potete accedere con la vostra mail del dominio della scuola. Dunque, introduzione a Boccaccio che sul libro avete da pagina 564 a pagina 571. Ecco, dicevo, sperando che vediate le slide, ma penso di sì, altrimenti le tenete sotto mano mentre ascoltate. Allora, Giovanni Boccaccio, come mai studiarlo? Ovviamente è la terza delle tre corone. Noi abbiamo studiato Dante e Petrarca, ci manca come terza corona, cioè come terzo autore che ha fondato la lingua, la letteratura italiana, proprio Giovanni Boccaccio. E laddove Dante e Petrarca si sono distinti soprattutto in poesia, Boccaccio sarà, lo vedremo, grande maestro della prosa. Per quanto oggi, introducendo l'autore, dovremmo dire che Boccaccio ha scritto in realtà anche molti poemetti, poemetti, poemi, quindi in realtà fu anche poeta, però sicuramente, almeno a scuola, lo si studia soprattutto come grande prosatore. Infatti si dice proprio che con Boccaccio l'italiano come lingua abbia raggiunto un alto livello nell'ambito della prosa d'arte, cioè appunto nell'ambito di una prosa letteraria, perché fino a Boccaccio invece Dante e Petrarca, grandissimi autori, ma si erano cimentati principalmente, almeno in volgare, nella stesura di testi poetici. Un altro motivo per cui è giusto studiare Boccaccio è che è stato un grande maestro di realismo. E anche qui forse, almeno sempre se lo prendiamo e lo collochiamo storicamente, è stato il primo autore, almeno in Italia sicuramente, a guardare il mondo così com'è, no? Senza idealizzazioni esasperate, che invece abbiamo visto tanto in Dante quanto in Petrarca. E un terzo motivo, importante, soprattutto per voi amanti degli studi classici, beh, che Boccaccio, non dovremmo dimenticarlo, ancora più di Petrarca, perché vive comunque un po' dopo, nel senso è più giovane di Petrarca, è un grande precursore dell'umanesimo. E quindi anche lui, diciamo, grande cultore degli studi classici, anche Boccaccio. Vedremo, e anche lui, questo lo diciamo appunto già oggi, grande scopritore di alcuni testi latini che erano andati perduti, non si trovavano più. Il capolavoro di Boccaccio è il Decameron, questa raccolta di 100 novelle, e noi ci concentreremo su quest'opera per lettura antologica. Appunto, il Decameron, modello di prosa d'arte per la letteratura italiana delle origini, diciamo. Nel Decameron vedremo, sono tanti i temi importanti. Un tema è l'amore, ancora una volta, sì. Come anche per lo stile nuovo, come anche in Petrarca, però qui nel Decameron l'amore sarà trattato, rappresentato in tutte le sue sfaccettature, dalle più elevate, raffinate, idealizzate, fino alle più sensuali. Boccaccio è il primo dei tre, è il primo e unico delle tre corone che affronta l'amore anche in chiave prettamente sensuale. Molte delle novelle del Decameron sono novelle, diciamo, abbastanza spinte, e come tali anche le più lette, come al solito. Un altro tema molto importante è la fortuna intesa come caso, quindi l'importanza del caso nella vita umana, poi l'intelligenza, che soprattutto si lega ai personaggi rappresentati nel Decameron, molti protagonisti di molte novelle sono mercanti, che grazie alla propria intelligenza, alla propria scaltrezza, riescono a fuoriuscire e a cavarsela da situazioni molto spinose o pericolose. L'intelligenza è un tema, poi c'è anche la sua antitesi, la dabbenaggine. Quindi ci sono anche grandi famosi protagonisti del Decameron che sono un po' degli scemi, degli inetti, e come tali vengono raggirati. Dicevamo,
Boccaccio, grande maestro del realismo, e nel Decameron c'è un bellissimo spaccato della vita fiorentina, toscana, ma potremmo considerarla italiana, diciamo almeno la vita dei comuni del 300. E sicuramente il ceto sociale a cui dedica appunto maggiore attenzione Boccaccio è il ceto medio, il ceto appunto di questi mercanti. Un ceto arrembante ormai, no? Nel pieno 300, non solo a Firenze, ma appunto dicevamo in tutta la civiltà comunale, quindi del nord Italia. Per quanto riguarda la vita, Boccaccio nasce nel 1313, quindi nasce, è il più giovane delle tre corone, ovviamente, anche per questo che lo si tratta per ultimo, non perché sia la meno importante delle tre corone, ma banalmente perché è, in ordine cronologico è il più giovane, nasce nel 13, quindi nasce 9 anni dopo Petrarca. E nasce a Certaldo, vicino a Firenze. Quindi a questo punto possiamo tirare le somme. Ecco perché l'italiano che noi oggi parliamo è sostanzialmente di matrice fiorentina. Perché tutti questi tre grandi autori, alle origini della nostra letteratura, furono fiorentini. Ormai abbiamo un quadro completo. Dante è proprio fiorentino doc. Petrarca era nato ad Arezzo, ma da padre fiorentino. Boccaccio a sua volta è fiorentino doc, nasce a Certaldo, ma borgo vicino Firenze. E quindi, come abbiamo già ricordato tante volte, quando poi nel 1861 nacque l'Italia e si dovette decidere quale lingua, quale dialetto, tra virgolette, quindi quale lingua insegnare nelle scuole, beh, il dialetto che aveva il prestigio letterario più alto in assoluto non poteva che essere il fiorentino, grazie a questi tre autori. Boccaccio, a differenza di Dante e di Petrarca, ebbe una nascita un po' curiosa, cioè lui era un figlio extraconiugale, cioè un figlio nato fuori dal matrimonio. Venne però, per sua fortuna, riconosciuto dal padre, che era tra l'altro un ricco mercante di nome Boccaccino di Chelino. Anche qui, nel discorso dei nomi, vi ricorderete quindi che ancora in questi secoli, diciamo, delle origini della nostra letteratura, i cognomi sono patronimici, quindi Dante Alighieri. Alighieri perché il padre si chiamava Alighiero, Petrarca perché il padre si chiamava Petrarco, no? E così anche Boccaccio perché suo padre si chiamava Boccaccino. La madre invece non si conosce, forse era una serva, comunque molto probabilmente, anzi sicuramente, di umile condizione, per questo che il figlio era nato fuori da un matrimonio, non se ne conosce l'identità, ma nemmeno Giovanni conobbe mai sua madre. Conobbe invece il padre, fortunatamente, come abbiamo detto, il padre lo riconobbe, e nel 27, quindi Boccaccio era un ragazzino, no? Seguì il padre a Napoli, che lì si era trasferito da Firenze per motivi di lavoro. Il padre, come sempre accade, insomma, tendenzialmente l'abbiamo visto anche con Dante, se ci ricordiamo, nel romanzo che abbiamo letto. E poi è accaduto sicuramente che con Petrarca, cioè questi padri che cercavano di avviare i figli verso le loro stesse carriere. La stessa cosa viene anche per Boccaccio, a Napoli si avvia agli studi, diciamo, della finanza, dell'economia. Studi che erano studi tecnici, possiamo considerare fondamentali poi per praticare la mercatura, cioè l'attività della mercanzia. Mercanzia e anche in realtà attività finanziarie, quindi più affini oggi diremmo alle attività bancarie, trasferimento di denari, prestito interesse, queste cose qui. Però Napoli in quegli anni era anche, oltre ad essere una città molto ricca, ecco, sì, sicuramente molto attiva sul piano finanziario, era anche un importante centro culturale. E quindi Boccaccio approfitterà di questa cosa. Tra l'altro, il padre, oltre che avviarlo, ecco, a questi studi più tecnici, poi lascia che Boccaccio intraprenda anche studi universitari di diritto canonico, evidentemente riconoscendo nel figlio comunque una vocazione agli studi anche più teorici. Diritto canonico sarebbe diritto ecclesiastico. Ma in realtà Boccaccio matura anche una vocazione proprio più strettamente letteraria. E anche perché a Napoli ha avuto modo di conoscere questo poeta che noi avevamo menzionato solo di sfuggita, Cino da Pistoia, praticamente l'ultimo, nel senso anche qui cronologico, l'ultimo poeta in senso cronologico degli stil novisti. A Napoli entra in contatto anche con l'aristocrazia napoletana,
e conosce il re di Napoli, Roberto d'Angiò, un re mecenate. A Napoli, in questi, siamo negli anni 30, quindi Boccaccio è sostanzialmente ventenne, inizia a scrivere le sue prime opere, tutte in volgare. Adesso diremo qualcosa su queste opere cosiddette minori della fase napoletana, ma la prima cosa che dobbiamo ricordarci sono tutte in volgare. Dobbiamo ricordarci infatti che Boccaccio, i suoi esordi, ma poi fino alla maturità, scrive soltanto in volgare. Noteremo che poi ci sarà un passaggio al latino, cioè alla stesura di opere in latino, ma molto tardo, solo dopo aver conosciuto di persona proprio Petrarca. Perché, ecco, forse non abbiamo detto, diciamo, possiamo già anticiparlo adesso, Boccaccio e Petrarca si conosceranno proprio di persona. Qui incontro con Fiammetta. Allora, perché dobbiamo ricordarci che, insomma, Dante ha avuto la sua Beatrice, Petrarca ha avuto la sua Laura, anche Boccaccio ha avuto una donna, cioè ha avuto una donna che, diciamo, celebra nelle proprie opere. Nella realtà dei fatti, Boccaccio di donne ne ha avuta anche più di una e ha avuto anche diversi figli, però tutti illegittimi, perché al pari di Petrarca anche Boccaccio non si sposò mai e poi a un certo punto pure lui prese gli ordini minori. Fatto sta che, ecco, nelle sue opere elogia e celebra questa donna di nome Fiammetta, che dice di aver incontrato nel Sabato Santo dell'anno 1331, ma è evidente che questo è proprio un richiamo, quasi un omaggio a Petrarca. Cioè questa storia, no, di aver incontrato la donna in un giorno che, guarda caso, è ancora un giorno della Settimana Santa. Fiammetta viene, non si sa bene, ecco, l'identità di Fiammetta. Sul vostro libro troverete che è identificata con una figlia illegittima del re, ecco, di Napoli, Roberto d'Angiò, che in effetti Boccaccio conosceva bene, questo re, una figlia di nome Maria. In realtà però i critici sono molto discordi su questo punto. È più probabile che nel caso di Fiammetta, a differenza di Laura e di Beatrice, ecco, questa sia una donna in realtà non esistente. Diciamo più che altro la personificazione di una serie di incontri amorosi che appunto Boccaccio aveva sperimentato alla corte del re Roberto d'Angiò. Comunque, quello che appunto dobbiamo ricordarci, almeno per il momento, è che la figura di Fiammetta, al pari di Beatrice e Laura, avrà un ruolo molto importante nella produzione letteraria di Boccaccio e sarà anche una dei protagonisti, diciamo, più che protagonisti, diciamo, dei narratori del Decameron. Dovremo spiegare la struttura di quest'opera, che comunque magari molti di voi già conosceranno. Comunque, al momento diciamo questo, che è uno dei personaggi, uno dei 10 personaggi del Decameron. Fiammetta, ma non solo, ecco, compare poi anche almeno un'altra opera molto celebre di cui diremo qualcosa adesso. Allora, appunto, questo è uno schema delle opere minori del periodo napoletano che avete praticamente identico a pagina 566. Cos'è che bisogna ricordarsi? Non è che poi io vi chiederò, anche se dovessimo fare le famose interrogazioni online, non vi chiederò l'elenco, anche perché uno potrebbe avere sotto, a maggior ragione online, avere sotto questa slide, quindi un libro non avrebbe senso, ma cosa dobbiamo ricordarci? Allora, dobbiamo ricordarci che, come si può vedere da questo schema, anzitutto molto sintetico, ecco che Boccaccio esordisce come scrittore non solo come autore in prosa, ma anzi soprattutto come autore di opere in versi, perché se guardate qui, Caccia di Diana, un pometto in terzine, quindi chiaramente c'è subito l'omaggio a Dante perché, diciamolo anche qui subito, Boccaccio conosce Petrarca di persona. Dante chiaramente non lo conobbe mai di persona, ma fu un grandissimo ammiratore di Dante, soprattutto della Divina Commedia, e quindi le terzine, no? Il metro in cui è scritta la Commedia. Poi un poema in ottave, il Filostrato, la Teseida, un altro poema in ottave, e poi il Filoculo, che è un romanzo. Quindi praticamente notiamo, insomma, che tendenzialmente Boccaccio esordisce come scrittore, ma come poeta. Anche se poi noi lo ricordiamo per il Decameron, che è una grande opera, un grande capolavoro in prosa. Queste opere minori del periodo napoletano, cosa possiamo dire? Ecco, al di là dei titoli, della rassegna dei titoli, è importante ricordare qual è il tema. Il tema preponderante è l'amore, sicuramente anche qui, ma da non trascurare la componente mitologica. Sono tutte opere in cui sono importanti e diciamo significative le digressioni mitologiche, o a volte sono proprio opere incentrate su personaggi del mito classico, oppure anche personaggi di tradizioni e leggende medievali, che magari oggi noi non conosciamo più, ma che all'epoca di Boccaccio erano molto famose. Ad esempio, beh, la Caccia di Diana, poi metto appunto, ricordiamoci almeno in terza rima, quindi in terzine,
sul modello metrico dantesco. E qui, beh, come dice anche il titolo, il mito richiamato, il mito classico. Vabbè, poi leggerete anche sul libro che in questa caccia di Diana, che dovrebbe essere stata proprio la primissima opera scritta da Boccaccio, c'è una raffigurazione dell'amore, e, ancora secondo la tradizione cortese, tendenzialmente, e dietro la finzione del mito, appunto, sono rappresentate le belle e altere donne della società napoletana del tempo. Quindi il corteo di Diana, che viene descritto in questo poemetto, non è nient'altro che appunto la schiera di donne che Boccaccio sicuramente aveva anche conosciuto proprio di persona a Napoli. Filostrato, che significa vinto d'amore, è un poema in ottave, e vabbè, è dedicato alla vicenda e all'amore, in questo caso in realtà poi infelice, di Troilo e Criseida. Il Filocolo è un romanzo in prosa, quindi diciamo è la prima sperimentazione in prosa di Boccaccio. Significa il titolo alla lettera, in realtà è una paraetimologia, questa di Boccaccio, che adesso diremo il greco cercò di conoscerlo, ma non è che lo sapeva molto bene. Secondo la paraetimologia, cioè l'etimologia in realtà non corretta, di Boccaccio, Filocolo significa fatica d'amore. In questo caso, quindi ancora un amore contrastato, ma a lieto fine, in questo caso, di due personaggi di una tradizione, ecco, in questo caso di una storia medievale, Florio e Biancifiore. E infine la Teseida, un poema in ottave, in questo caso, ancora una volta, i personaggi sono tratti dal mito classico, in particolar modo dalla saga di Tebe. La cosa che bisogna ricordare, ripeto, è il fatto quindi che, al di là dei titoli e delle trame, il fatto che Boccaccio esordisce soprattutto in primis come poeta. E una cosa molto importante, che anche sul libro verrà ricordata, infatti, in particolar modo vi dico anche la pagina, a pagina 570, è questo discorso delle ottave. Cioè lui, Boccaccio, scrive il Filostrato e la Teseida, due poemi in ottave. Che cos'è l'ottava? Una strofa, come si capisce anche dal nome, di otto versi, i primi sei a rima alternata, gli ultimi due in rima baciata. L'ottava è considerata un po' un'invenzione di Boccaccio. In realtà, più che un'invenzione, diciamo, era una struttura metrica che probabilmente Boccaccio, cioè era già attestata nella tradizione poetica toscana del 200, e che però poi Boccaccio codificò. È molto importante l'ottava perché i grandi e famosissimi poemi cavallereschi che leggeremo anche noi, speriamo presto, quattrocenteschi, e cinquecenteschi, penso ad Ariosto, Boiardo, anche Tasso un po' più avanti, saranno tutti poemi cavallereschi in ottave. Quindi diventerà poi nella letteratura italiana la struttura metrica canonica dei poemi. Ovviamente non l'ho detto, ma ottave di endecasillabi, quindi otto versi, strofe di otto versi endecasillabi, primi sei a rima alternata, gli ultimi due a rima baciata. Nel 1341 c'è una data importante a ricordare nella vita di Boccaccio, nel senso che Boccaccio è costretto ad abbandonare Napoli e rientrare a Firenze. Lo fa perché la sua famiglia, il suo padre in particolar modo, non attraversa più floride condizioni economiche a causa del fallimento della compagnia dei Bardi, una compagnia di banchieri. E quindi niente, Boccaccio, al seguito sempre del padre, è costretto a rientrare a Firenze, dove trova però un ambiente culturalmente molto diverso, rispetto, meno vivace rispetto a quello napoletano. In cerca di stabilità economica, inizia a soggiornare temporaneamente presso varie corti signorili del centro nord Italia, Ravenna, quindi da Polenta, che dovremmo ricordarci perché gli stessi signori che avevano ospitato anche Dante negli ultimi anni della sua vita, gli Ordelaffi anche a Forlì. Si troverà a Firenze e Boccaccio quando, però nel 1348, scoppierà questa epidemia terribile della peste nera. Ecco, come si diceva anche di persona, cioè di persona durante la live, la lettura del Decameron ci servirà anche, sarà anche una lettura in qualche modo attuale,
perché quest'opera, il Decameron appunto, che viene scritta tra il 1349 e il 1351, è ambientata, come già qualcuno di voi sapeva, proprio durante questa terribile peste del 48. Tra l'altro un episodio che costò a Boccaccio la vita di tantissime persone a lui care. Morirono il padre e la matrigna, che vabbè non era sua madre, perché appunto abbiamo detto che sua madre lui non la conobbe mai, ma qui questa matrigna, insomma, la donna con cui poi si era sposato il padre, è una donna a cui lui era molto affezionato. Anche molti suoi amici, tra cui il cronista Giovanni Villani, anche lui morì durante questa epidemia di peste. Un evento quindi funesto che però appunto ispirò a Boccaccio la stesura di questo capolavoro che è il Decameron, raccolta di 100 novelle in cui ci sono 10 personaggi che raccontano, 10 racconti a testa, quindi in totale 100, durante che cosa? Durante una quarantena, è proprio questa quarantena che stiamo vivendo noi, 10 personaggi che decidono di fuggire da Firenze, appunto dove infuriava la peste, e si rifugiano nel contado, in campagna, e si rinchiudono, ecco, per appunto scampare al contagio e per passare il tempo si mettono a raccontare storie. Quindi in questo senso, no, un'opera in qualche modo attuale, che è tornata di attualità al Decameron. Novella, beh, qui ho messo un excursus, diciamo, ma che forse è un po' inutile per voi, non lo so, che cos'è la novella? Probabilmente lo saprete già, quindi per novella intendiamo un racconto in prosa di dimensioni tendenzialmente brevi, nella quale si racconta una singola storia, reale o diciamo comunque verosimile, non di fantasia. Cioè non ci sono componenti fantastiche, fantasy, no? Ma storie reali e verosimili, con uno o più personaggi. La cosa importante da ricordare, almeno per quanto riguarda il Decameron sicuramente, che la novella, le novelle in Boccaccio tendenzialmente hanno sempre un duplice obiettivo, e questa è una grande novità: divertire sicuramente, che è lo scopo primario, lo vedremo, però anche istruire il lettore, quindi spesso c'è anche una morale poi sottesa al racconto. E questa è importante ricordare questa cosa, perché chiaramente il racconto non è che è stato inventato come tipologia narrativa da Boccaccio, però prima di lui, nel Medioevo, erano noti soltanto racconti scritti o con l'intento di dimostrare la moralità o l'immoralità di un comportamento, quindi o racconti dove comunque prevaleva decisamente la dimensione morale, moraleggiante, erano gli exempla, questi, quindi noti questi tipi di racconti con un nome latino, oppure, viceversa, erano noti, anche a Boccaccio sicuramente, dei racconti che però erano unicamente ridicoli, dove non c'era nessun tipo di ricerca di senso morale, anzi spesso con contenuti del tutto scabrosi o licenziosi. Erano i cosiddetti questi fablieu, quindi un termine francese, perché mentre gli exempla tendenzialmente comunque erano anche racconti scritti in latino, i fablieu invece erano questi racconti ridicoli, licenziosi, spesso anche molto volgari, scritti in antico francese. C'è solo un esempio precedente al Decameron di Boccaccio di novellistica in Italia. È una raccolta anonima che si intitola Novellino e che comprende, guarda caso, in effetti questa 100 brevi racconti scritti verso la fine del 200. Però ci sono tante differenze. Prima di tutto è che il Novellino non ha un autore preciso, cioè noi abbiamo detto, c'è scritto anche qui, raccolta anonima, ma in che senso anonima? Nel senso che sicuramente più di un autore, nessuno dei quali è noto, quindi però anzitutto diciamo che è una specie di antologia, ecco, non è che il Novellino è stato scritto da un unico autore che non si conosce, no, sicuramente da più autori, una specie di antologia. Poi un'altra differenza molto importante: nel Novellino non c'è una cornice narrativa, cioè non ci sono questi 10 personaggi che per scampare alla peste si mettono a raccontare le storie. E poi anche il fatto che l'ambientazione delle novelle nel Novellino è molto diversificata, cioè ci sono alcuni tra questi 100 racconti, alcuni sono ambientati nella Firenze contemporanea del 200, però altri racconti invece hanno ambientazioni diversissime, l'impero romano, i tempi dell'impero romano, altre ancora ambientate addirittura alla corte di Re Artù e così via. E invece appunto, vedremo, perché dovremo fare chiaramente un approfondimento sul Decameron, una successiva lezione, nel Decameron invece le storie hanno tutto lo stesso sfondo, appunto offrono questo spaccato della Firenze del 300, spaccato realistico. Allora, durante il periodo fiorentino, diciamo, precede anche poi la stesura del Decameron, Boccaccio scrive una serie di altre opere. Quindi ecco,
Dopo una prima fase napoletana, c'è una fase fiorentina, in cui, oltre a scrivere il Decameron, dopo la tragedia del 48, scrive prima del 48 una serie di altri testi. Sul libro li avete elencati abbastanza succintamente a pagina 567. Commedia della ninfa fiorentina, Amorosa visione, Elegia di Madonna Fiammetta, Ninfale Fiesolano. Qui cosa dobbiamo dire? Beh, anzitutto alcuni spunti. Allora, la Commedia delle ninfe fiorentine è importante nel senso che è un prosimetro, quindi è chiaramente qui c'è dietro ancora una volta il modello dantesco, in questo caso il modello dantesco della Vita Nova. L'Amorosa visione anche è un testo scritto a imitazione un po' di Dante, in particolar modo della Divina Commedia, è infatti un poema allegorico in terzine ancora una volta. Boccaccio torna alla prosa con l'Elegia di Madonna Fiammetta tra il 43 e il 44. Questo è un romanzo in prosa in cui c'è una grande novità. Allora, innanzitutto Fiammetta, no? Il nome di questo personaggio che abbiamo ricordato prima, ma la cosa importante è che qui Fiammetta è la narratrice, quindi il ruolo di narratore è affidato a una protagonista femminile. È una donna di Napoli, così scrive Boccaccio, sposata, ma che si è innamorata di un altro uomo, un giovane fiorentino che l'ha sedotta ma poi abbandonata per tornare nella sua città. E Fiammetta lamenta tutto il suo dolore, la sua sofferenza, in una specie di lettera, perché questo è come se fosse un romanzo epistolare, una lettera destinata a tutte le altre donne. È chiaro che qui appunto abbiamo una rottura decisa, netta, con la tradizione cortese stilnovistica. Perché è una donna e non è un uomo ad amare e a soffrire. E l'amore provato da Fiammetta è un amore adultero, vabbè, quello anche abbiamo nello stil novo, no? Anche se a parte inversa, era comunque spesso un amore adultero. Però qui la differenza è che l'amore non è assolutamente idealizzato, ma è passionale. Quindi questo testo bisogna un po' ricordarselo perché è molto importante. Questa centralità della donna è importante perché poi la ritroveremo anche appunto nel Decameron. L'interesse di Boccaccio per il mondo femminile, che viene anche un po' liberato da Boccaccio da alcuni stereotipi che circolavano all'epoca e che erano duri a morire. Poi anche il Ninfale Fiesolano è sicuramente un testo importante perché qui ritorna ancora una volta Boccaccio alla poesia, è un poemetto in ottave, contenuto diciamo pastorale. In questo caso il modello è Ovidio, in particolar modo le Metamorfosi ovidiane. Il testo infatti racconta alla fine della trasformazione dei due protagonisti, il pastore Africo e la ninfa Mensola, che per poter vivere il loro amore appunto si trasformano nei due corsi d'acqua che scorrono sotto le colline di Fiesole. Quindi un poemetto metamorfico e anche eziologico, no? Cioè vuole spiegare, con cui Boccaccio vuole spiegare i nomi, ecco, di questi due fiumicelli vicino a Firenze. Vabbè, questo è uno schema anche qui ripreso dal vostro libro, pagina 568, ma si dice quello che abbiamo appena detto. Dopo il 48, quindi abbiamo detto, anno chiave anche per lui, un po' come era stato per Petrarca, lui scrive appunto in giro di due anni, tra il 49 e il 51, scrive il suo capolavoro, il Decameron, e poi cosa succede? Succede che nel 1350, quindi in realtà mentre ancora sta scrivendo il Decameron, Boccaccio incontra di persona Petrarca. È bene precisare che i due si conoscevano già da tempo, ovviamente fino allora la conoscenza era venuta solo attraverso la forma epistolare, lo scambio di lettere. Però nel 50 hanno modo di conoscersi di persona. È un anno non casuale, l'anno del Giubileo, il secondo Giubileo della storia. Petrarca stava scendendo verso Roma in pellegrinaggio e i due si conoscono a Firenze. Appunto nacque, io ho scritto qui nacque una sincera amicizia, in realtà ecco l'amicizia c'era già, diciamo che si consolidò anche di persona e Boccaccio fu veramente influenzato tantissimo da questo incontro per quanto riguarda la sua produzione letteraria successiva al 1350. Perché dopo questa data Boccaccio scriverà tendenzialmente soltanto in latino, quindi sceglierà il latino come lingua delle sue opere ed è sicuro che diciamo in questo sia stato influenzato da Petrarca, non solo, si metterà anche con sicuramente più diciamo erudizione di prima, si metterà
proprio a studiare i testi classici, i testi antichi, e anche sulle tracce, sulle orme del suo amico Petrarca, si metterà in viaggio per cercare di scoprire manoscritti andati perduti, e ci riuscirà anche lui. Nel 1351, vabbè, tra l'altro, cioè l'anno dopo, Boccaccio ha modo di offrire a Petrarca, questo l'avevamo anche detto, no? Facendo un po' la vita di Petrarca, una cattedra a Firenze di insegnamento a risarcimento dei beni che erano stati confiscati al padre di Petrarca, ma avevamo già ricordato che Petrarca poi rifiutò, no, questa proposta, e preferì continuare la sua vita, diciamo, alle dipendenze dei signori, prima dei Visconti e poi dei Carrara. Però ecco, la cosa importante, ripeto, è proprio questa, cioè il fatto che Boccaccio, dopo 1350, sceglie il latino come lingua delle sue opere. Ci sono soltanto due eccezioni. Una di queste è il Corbaccio, un testo scritto intorno al 1355, che è una curiosa satira in volgare contro le donne, satira in prosa. Anche la trama è molto particolare, qui ve l'ho riportata, sul libro forse non c'è. Boccaccio che scrive in prima persona, lamentandosi di essere infelicemente innamorato di una vedova, sogna, e in questo sogno si smarrisce in una valle oscura, riferimento certo non casuale a Dante, dove incontra il marito defunto della donna, quindi incontra un fantasma che appunto era il marito defunto di questa donna di cui Boccaccio dice di essersi innamorato. E questo fantasma elenca a Boccaccio i vizi delle donne per convincerlo a dedicare la sua vita agli studi anziché all'amore. E questa in effetti, quest'opera è indicativa, il Corbaccio, perché segna anche un passaggio, diciamo, ideologico, di mentalità. Boccaccio, che fino a quel momento era stato, l'abbiamo detto con le leggi di Madonna Fiammetta, lo vedremo nel Decameron, era stato un grande ammiratore, diciamo, della donna, attento anche a rappresentare i personaggi femminili con una grande introspezione psicologica. Dopo l'incontro con Petrarca, poi c'è da dire, Boccaccio forse stava anche diventando anziano, c'è anche questo aspetto da considerare, sembra proprio decisamente diventare quasi misogino, si allontana dall'universo femminile, ritiene che l'amore possa distrarlo dagli studi. Sicuramente, ripeto, influenzato in questo, da, appunto, dal suo amico Petrarca. Nei suoi studi, diciamo, di classici, diciamo, Boccaccio fa un passo in più rispetto, tra l'altro, addirittura a Petrarca, perché si interessa anche di greco antico. Prova a studiarlo a suo modo, da autodidatta, ma poi soprattutto fa arrivare nel 1360 a Firenze, presso lo studio di Firenze, un monaco calabrese, Leonzio Pilato, che conosceva il greco perché lui? Beh, perché il greco ancora era un po' conosciuto, il greco antico ovviamente, era rimasto un po' conosciuto ancora nell'Italia meridionale, che era ovviamente, no, stata per secoli terra della Magna Grecia. Questo Leonzio Pilato viene convocato da Boccaccio per ricoprire quella che di fatto diventerà la prima cattedra di lingua greca in Europa presso lo Studium Fiorentino. E Leonzio Pilato è noto anche per essere stato un traduttore, ovviamente in latino, dei poemi omerici. Quindi ecco, un passo in più, nel senso che Petrarca, grande ammiratore della classicità, ma Petrarca, da quello che sappiamo, il greco proprio non ebbe mai modo di apprenderlo in nessun modo. Dicevamo, ecco, quindi opere in latino, scrive Boccaccio dopo l'incontro con Petrarca, a parte il Corbaccio e un'ultima eccezione che diremo tra poco. Quali sono queste opere in latino? Anche qui le avete sul libro, ma le passiamo velocemente, pagina 568-69. Anzitutto due strani, diciamo, per oggi, per noi oggi, due strani cataloghi di uomini e di donne famose. Sono chiaramente testi in cui c'è una componente moralistica, cioè sono elenchi appunto di personaggi celebri dell'antichità, quindi anche con diciamo sfoggio di erudizione da parte dell'autore, ma poi ecco una componente moralistica, perché sono scelti da Boccaccio uomini e donne dell'antichità che per mutamenti improvvisi della sorte passano da una condizione di vita felice a una di dolore. Poi scrive anche, sempre in latino, queste sono opere tutte in latino, la genealogia degli dei pagani, Genealogia Deorum Gentilium, un'enciclopedia mitologica. E infine l'epistolario, costituito da 26 lettere, qui c'è scritto 25, ma sembra che siano 26, anche sul libro sono riportate 26, comunque non è che importa il numero, sono lettere in latino,
Comunque sono poche, ecco, 25-26 poco cambia, è un numero abbastanza esiguo, dovuto al fatto che verosimilmente Boccaccio non aveva in mente di proprio pubblicare, no? Divulgare un epistolario. Sono le lettere che si sono, diciamo, salvate dalla sua corrispondenza, molte sono indirizzate, quindi molto interessanti, sono appunto indirizzate all'amico Petrarca. Gli ultimi anni della sua vita sono trascorsi in questo modo. Allora, lui nel 56 ha occasione di tornare a Napoli, spera di trovare sistemazione come segretario di corte. Nel viaggio verso sud, verso Napoli, c'è un'importante tappa a Monte Cassino, dove c'era, e c'è ancora oggi tra l'altro, una famosissima abbazia benedettina, fondata da San Benedetto nel VI secolo d.C., quindi era lì questa abbazia da ormai tanti secoli. E questa abbazia aveva, sin dai tempi di San Benedetto, allestito una biblioteca che a poco a poco si era sempre più allargata e custodiva manoscritti antichi. Manoscritti, per antichi poi cosa intendiamo? Diciamo di età carolingia, cioè manoscritti copiati intorno al IX secolo d.C., però comunque antichi anche, cioè di 4 secoli almeno, più antichi rispetto all'epoca di Boccaccio. E come era accaduto già per Petrarca, Boccaccio cosa fece? Andò, diciamo, a spulciare in questa biblioteca e ritrovò appunto questi manoscritti dell'VIII IX secolo che erano andati perduti, cioè erano lì, ma non si sapeva più che erano lì. È noto, soprattutto Boccaccio, per aver riscoperto le Storie di Tacito, un autore latino che voi farete in quinta, e anche un'altra importante scoperta sono le Metamorfosi di Apuleio. Storia di Tacito, come dice il nome, vabbè, è un'opera storiografica ovviamente. Le Metamorfosi di Apuleio, un romanzo di un autore vissuto nel secondo secolo d.C. Anche questo, se riuscirete a farlo, lo farete solo in quinta, però vabbè, sono comunque due autori molto importanti, ancora oggi, insomma, studiati anche a scuola. La speranza di trovare lavoro a Napoli non si concretizzerà, va bene, e quindi il viaggio sarà a vuoto. Nel 1361, allora, la decisione di ritirarsi definitivamente a Certaldo, nel suo borgo natale, dove anche morirà. Quindi Boccaccio nasce e muore nello stesso luogo. A Certaldo prende gli ordini minori, quindi anche lui, ma solo verso la fine della propria vita, segue anche in questo le orme del suo amico Petrarca. Prende gli ordini minori anche se lui ormai aveva avuto anche già diversi figli, da varie relazioni illegittime, nel senso che da quello che sappiamo Boccaccio non si era mai sposato. E a Certaldo comunque dobbiamo ricordarci questa cosa, cioè che quando lui ormai è appunto anziano, in questi ultimi anni, fa in modo che la sua casa diventi luogo di incontro della prima generazione di umanisti fiorentini. Quindi ecco un altro motivo per cui Boccaccio si può considerare un preumanista. Il primo motivo è che grande scopritore anche lui di manoscritti. Poi, secondo motivo, il fatto che abbia portato a Firenze lo studio del greco, grazie alla figura di Leonzio Pilato. Terzo motivo, negli ultimi anni della sua vita, allestisce una specie di cenacolo preumanistico nella sua casa di Certaldo. A questi incontri vedremo, prende parte anche un grande umanista che dovremo citare prossimamente, Coluccio Salutati. Negli ultimissimi anni della sua vita scrive un'ultima opera in volgare, l'unica insieme al Corbaccio a essere stata scritta in volgare da Boccaccio dopo il 1350. È un bellissimo trattatello in laude di Dante. Si tratta di una biografia di Dante. È una delle più antiche biografie di Dante. Ancora oggi una fonte proprio per conoscere i dettagli biografici di Dante, per quanto ci siano sicuramente in questa biografia anche degli aneddoti leggendari, quindi non è facile separare la leggenda dalla storia. Tra il 73 e il 74, l'anno prima di morire, Boccaccio riceve dal Comune di Firenze un prestigioso incarico, leggere e commentare pubblicamente, proprio in piazza, i primi 17 canti dell'Inferno dantesco. Questo ci dice una cosa, che ovviamente
50 anni dopo la morte di Dante, ormai la Divina Commedia era diventato già un classico, addirittura da leggere pubblicamente in piazza. Nasce questo nuovo genere, potremmo dire quasi letterario, anche se è più ovviamente un genere orale, la lectura Dantis. Tuttora vivo qui ho scritto perché, non so se lo sapete, ma c'è un famosissimo attore, Roberto Benigni, italiano, che negli ultimi anni si è cimentato proprio in questo, no? Nel leggere pubblicamente i canti della Divina Commedia a Firenze, in piazza, solitamente in Piazza della Signoria. Oggi chiaramente ci sono le telecamere, quindi ripreso anche dalla RAI, no? Però per dire che è proprio una lectura Dantis, è un qualcosa che sopravvive ancora oggi. Ecco, genere letterario, io ho detto, perché poi, vabbè, queste letture possono essere messe per iscritto, però è chiaramente un'esposizione orale, tipicamente orale. Muore a Certaldo nel 1375. Sulle slide, vabbè, poi troverete anche una carta un po' riassuntiva dei luoghi importanti per la vita di Boccaccio, ma ricordiamoci soprattutto Napoli, la prima fase, anche letteraria, e Firenze, seconda fase. Poi un'ultima fase a Certaldo, che era anche il borgo in cui era nato. Un'ultima cosa che vorrei dirvi, anche se forse si sta dilungando un po' la video lezione, poi non so neanche se qui riescono, forse sì, che spero vediate, sulle espansioni digitali al vostro libro di testo, e credo, forse ho capito che ormai molti l'hanno attivato, niente, ci sono delle belle espansioni digitali, specialmente sono solo delle immagini, delle miniature che raffigurano alcuni personaggi trattati da Boccaccio nei due cataloghi in latino dedicati agli uomini e alle donne illustri. Il De Casipus Virorum Illustrium, qui no, non si sta più caricando, peccato. Comunque se lo aprite vedrete, ecco, che ci sono appunto delle miniature miniature che ovviamente illustrano, no, dei manoscritti che riportano queste opere di Boccaccio. Infatti, e questo anche sul libro, proprio quello fisico, diciamo, lo troverete scritto, che questi due testi che prima abbiamo citato in latino, appunto il De Casipus Virorum Illustrium e il De Mulieribus Claris, sono due testi che noi ovviamente non leggeremo, li citiamo così oggi e basta. Sono quindi oggi più che altro noti a livello universitario, quindi soltanto per un pubblico ristretto, ma attenzione, perché, e queste miniature ce lo testimoniano, attenzione perché erano invece testi lettissimi, soprattutto saranno testi lettissimi nel 400, appunto durante la grande stagione dell'umanesimo. Ed è questa la ragione per cui troviamo molti manoscritti trecenteschi, soprattutto quattrocenteschi, che riportavano questo testo, manoscritti magari illustrati. Vabbè, qui non si apre più, quindi niente, però, ecco, però potete andare anche a vederlo. Spero vediate, ripeto, comunque se aprite appunto le espansioni digitali, pagina 568-69, cliccate, si aprono queste gallerie di immagini. Vedete alcuni, e ci sono alcune di queste donne famose descritte da Boccaccio, Cassandra ovviamente, no? La sua vicenda sfortunata, poi Giunone, descritta soprattutto come divinità del parto, Sulpicia, una poetessa romana, una delle pochissime voci femminili nella poesia, nella letteratura latina, non so se la citerete mai in letteratura latina, Piramo e Tisbe, famosa vicenda di amore contrastato infelice che finisce con un doppio suicidio, un po' sul modello della Romeo e Giulietta, Pentesilea, l'Amazzone e Iside. Ecco, no, niente, ma solo per farvi vedere, per curiosità, se aprirete queste belle miniature quattrocentesche che, ripeto, ribadiscono più che altro la fortuna, ecco, che ebbero questi due testi nell'umanesimo, anche se per noi oggi invece sono testi per specialisti. Bene, spero di essermi troppo dilungato, e intanto adesso provvedo a chiudere, diciamo, qui il collegamento da G Suite, sperando di riuscirci, e nel frattempo vi ringrazio per l'attenzione, quindi ci sentiamo, ecco, dovrei essere riuscito, ci sentiamo alla prossima, prossimamente.